Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo insieme la pasta al forno alla pizzaiola. È un video in collaborazione con Canna Mela e userò le loro erbe e spezie per dare al piatto un sapore unico. Alla base di questo piatto ci sono origano, pomodoro e mozzarella. Io ho aggiunto anche un po' d'aglio e peperoncino per una nota speziata e piccante. Ma è più facile da fare che da dire, quindi iniziamo subito. Iniziamo dal sugo, quindi in una padella verso un po' d'olio extravergine d'oliva. Aggiungo dell'aglio macinato. E del peperoncino macinato. Accendo il fuoco e faccio soffriggere. Versiamo 700 g di passata di pomodoro e un po' d'acqua. Aggiungiamo dell'origano, più o meno sono un paio di cucchiai, un pizzico di sale, mescoliamo e facciamo cuocere una ventina di minuti a fiamma dolce. Ricordiamoci di mescolarlo di tanto in tanto. Quando il sugo è quasi pronto, buttiamo la pasta. Questi sono 350 g di rigatoni. Non la dobbiamo far cuocere completamente, la scoliamo a metà cottura perché poi dopo la dobbiamo mettere in forno. Scoliamo e ripassiamo la pasta in padella. Una bella mescolata. Ora spegniamo il fuoco e aggiungiamo la mozzarella. Questi sono 300 g di mozzarella tagliata a cubetti. Me ne tengo qualche pezzetto che metterò poi sopra. Diamo un'altra bella mescolata. Mi sono preparato una pirofila e adesso metto all'interno la pasta. Ora ci aggiungiamo la mozzarella che abbiamo messo da parte. E un'altra bella spolverata d'origano. E ora non ci resta che infornare e la facciamo cuocere a 170 gradi per 15 minuti. Eccola pronta, questa va portata in tavola bella calda e filante. Vi do qualche consiglio, anzi no, prima l'assaggio perché è ancora bella calda. Buonissima, a me che piace l'origano, spettacolare. Questa è la versione più semplice, però la possiamo arricchire, ad esempio mettendo delle olive nere, facendo sciogliere un paio di aligini in mezzo all'olio e al peperoncino. Possiamo aggiungere delle melanzane tagliate a pezzettini, dei capperi, insomma la possiamo fare in mille modi. Con gli stessi ingredienti vi do una variante molto molto golosa. Prendiamo un rotolo di pasta brisée e la sistemiamo in una teglia da forno. Rovesciamo all'interno la pasta alla pizzaiola. Diamo una bella spolverata d'origano. Poi ricopriamo con un altro foglio di pasta brisée pronta. Richiudiamo bene i bordi.
Pennelliamo tutta la superficie con del rosso d'uovo. Inforniamo e facciamo cuocere a 170 gradi per 30-35 minuti, fino a quando non sarà bella dorata sopra. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che possa esservi utile. Se è stato così, mettete un bel like. Se avete suggerimenti su come farla o domande sulla ricetta, scrivetele sotto nei commenti. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!